non c'è presepio che si rispecchi senza la mia presenza. Magari in qualche grotta insieme alle pecore, o ai miei compagni pastori ben desti, o accovacciato sotto il cielo all'aria aperta, vicino ad un fuocherello scoppiettante. Ma ci sono, e dormo, nonostante tutto ciò che mi sta accadendo intorno, nonostante i ripetuti tentativi dei miei compagni di svegliarmi per andare ad adorare il bambino appena nato a Betlemme. Dormo proprio di gusto, inutile alzarmi. Non c'è nulla di quello che si può fare domani al risveglio che bisogna per forza far ora. Meglio girarsi dall'altra parte, rinviare e dormire. Dal Vangelo secondo Luca. Gesù riprese. Un uomo scendeva da Gerusalemme a Gerico e incappò nei briganti che lo spogliarono, lo percossero e poi se ne andarono, lasciandolo mezzo morto. Per caso, un sacerdote scendeva per quella medesima strada e quando lo vide passò oltre dall'altra parte. Anche un levita giunto in quel luogo lo vide e passò oltre. Invece, un samaritano che era in viaggio, passandogli accanto lo vide e ne ebbe compassione. Gli si fece vicino, gli fasciò le ferite, versandovi olio e vino. Poi, caricatolo sopra il suo giumento, lo portò a una locanda e si prese cura di lui. Il giorno seguente estrasse 2 denari e li diede all'albergatore, dicendo «Abbi cura di lui e ciò che spenderai in più te lo rifonderò al mio ritorno». Chi di questi 3 ti sembra sia stato il prossimo di colui che è incappato nei briganti? Quegli rispose, chi ha avuto compassione di lui. Gesù gli disse, va e anche tu fa lo stesso. Svegliami, Signore, che vieni a bussare alla porta della mia vita, perché si apra e sia vinta ogni indifferenza, ogni accidia egoista, ogni rinvio all'impegno. Non lasciare che si sviluppi la psicologia della tomba, che poco a poco trasforma i cristiani in mummie da museo. E così, delusi dalla realtà, dalla Chiesa o da se stessi, vivono la costante tentazione di attaccarsi a una tristezza dolciastra, senza speranza, che si impadronisce del cuore. Chiamati ad illuminare e a comunicare vita, alla fine si lasciano affascinare da cose che generano solamente oscurità e stanchezza interiore. Svegliaci, svegliami! Apri i miei occhi perché vedano e io non resti indifferente.